Gentili telespettatori, prova. Gentili telespettatori, buona giornata. Vi ricordate l'estate militante delle Slane? Un'estate militante, voglia dire mare. L'estate militante della Slane, a sinistra dicono non l'abbiamo vista cominciare l'estate militante, non l'abbiamo... Dove l'hanno fatta st'estate militante? Un po' quelle, come quelle manifestazioni che tu dici, ma dov'è? Lì c'è la fiera del carciofo, ma dov'è sta fiera? Lì in via, cioè, ma dov'è st'estate militante? Dov'è che la fanno? No, lì fanno anche dei film la sera nell'estate militante, ti puoi rivedere quei film in bianco e nero, magari con Alberto Sordi, mangi anche qualcosa all'estate militante. Ci sono due salamelle come alla festa dell'unità. Quindi i piddini si sono detti, ma dove sta sta festa, come l'hanno chiamata, st'estate militante, ma dove sta? No? A Roma si dice, ma dove sta? Ando sta? Sta estate militante, che? Ci sono i riflettori verso il cielo come le discoteche, ma dove sta? Nessuno l'ha vista l'estate militante. Nessuno l'ha vista arrivare, nessuno l'ha vista finire. Ma attenzione, la Slane sta preparando un mini tour. Dici, cos'è? Un tour per i più piccoli? No, è un tour in Svizzera, che la sua casa, lei si sente principalmente svizzera, parliamoci chiaro, lei dove ha vissuto. Il PD ha scelto come capo politico una persona che si sente svizzera, è fantastico, è bellissimo. Lei d'estate, io l'estate la trascorro in Italia, la mia patria, la Slane va in Svizzera, a Lugano. Io sono stato a Lugano tante volte, bel posto, bello, ci sono stato con, non vi dico con chi, ma con diverse fidanzate, abitando ad Arona, prendevo la macchina poco e arrivavo a Lugano, insomma, ci sono stato diverse volte, a volte a comprare anche, mi ricordo ho comprato un pantalone, una camicia, lì c'era un... Centro come ricordi del passato, tempi moderni, vita vissuta. Comunque, lei l'estate militante e mica ve la fa a Ostia, c'è mannate a Meloni, a Ostia, a Fiumicino, a Casal Palocco ci mandate il Donzelli. Lei va a Lugano, mica pizza e fichi. Lei va a Lugano e fa il tour a Lugano, cioè. In Italia non ha fatto niente. In Italia non l'hanno vista arrivare, ma l'hanno vista arrivare a Lugano. Perché chi vuole? Perché come un tour a Lugano? E beh, lì parlano italiano. Sì, ho capito, ma cosa c'entrano a Lugano? Mini tour in Svizzera per Elly Slane. Pare che il grande capo del PD farà diverse tappe da Vienne, non so neanche se si pronuncia bene, non so. Basilea, tutto in un giorno. Mica me la volete far stancare, eh? Insomma, volete farmi stancare Elly? Il tour va bene un giorno e poi vai di riposo, vai di PlayStation. E così, in un giorno farà questo mini tour. Per lei si tratta di un ritorno a casa. Lei è nata a Lugano, no? Giusto? È nata a Lugano. Come io sono nato a Borgomanero in provincia di Novara, lei è nata a Lugano in provincia di Lugano. Non lo so, sto dicendo una cavolata. Non so, Lugano sarà nel cantone... Non sono un esperto di Svizzera, scusate. Ci sono andato 1000 volte, ma non sono un esperto di Svizzera. Sono molto superficialotto io. Superficiale come il pelo dell'acqua. Bene. L'obiettivo del tour è corteggiare, come scrive il grande giornale di sinistra, La Repubblica, corteggiare una fetta importante, una fetta 2 euro se te la taglio, una fetta importante di elettorato per le europee. In Svizzera, infatti, abitano 350.000 italiani con la doppia nazionalità. Caspiterina! Ma sapete che mi vengono i brividi?
Ma è troppo giusta, è troppo intelligente. L'estate militante in Italia, ma scherzi? Ci mandiamo la Meloni e Donzelli a Ostia a fare i cruciverba patrioti. Noi andiamo a Lugano, perché Lugan l'è sempre Lugan. No, guarda che quella era Milan l'è sempre Milan, Lugano l'è sempre Lugano. Va bene, comunque... va bene così, fatti il tuo mini tour a Lugano, d'altronde sei nata lì, tu ti senti più svizzera che italiana probabilmente, ma cosa volete, nata lì, cosa si deve sentire? Del sud Tirolo? No, si sente svizzera, un po' come la Michelle Hunziker, vabbè, insomma, non era meglio la Hunziker come... segretaria del Partito Democratico, Michelle Mabel. Io avrei preferito Michelle Hunziker, no? Ti sposerò perché con Ramazzotti, con il suo portavoce Ramazzotti, no? Che a qualsiasi domanda dice ti sposerò perché hai del carattere. Così, va bene, non è Michelle Hunziker, è Elly Schlein, va bene lo stesso. Insomma, così l'arrivo a Zurigo è previsto sabato mattina. Di lì si sposterà verso Biel. Biel è un po' tipo il nome dialettale di Biella. Biel. Vabbè, Biel, dove si tiene il congresso nazionale del Partito Socialista Svizzero. Sti cavoli. Veramente sti cavoli. I compagni del Partito Socialista Svizzero ci hanno dato una grande mano alle ultime elezioni politiche, racconta Tony. Tony? Tony Ricciardi. Deputato del PD eletto nella circoscrizione estero. In Svizzera risiedono circa 700.000 italiani e 350.000 possono votare. Sti cavoli! Avendo il doppio passaporto, come me, dice, come Elly, siamo anche svizzeri. Pare tra l'altro che per le europee il PD punti addirittura a superare Fratelli d'Italia. Seconda tappa del Grande Capo, Basilea, dove la segretaria dovrebbe partecipare al Festival Sconfinamenti. Bello, eh? La rassegna dei libri italiani, ma non quelli dei generali, di corpo d'armata o di divisione, dove presenterà il suo libro La nostra parte, per la giustizia sociale e ambientale insieme. Lei che parla di ambiente, ma non era quella con la delega... al clima, poi l'alluvione, i bacini non fatti, e mi fai anche il libro? E mi critichi il generale Vannacci perché... E tu mi fai il libro che parla di ambiente? Oh mamma, oh mamma, oh mamma. Poi tornerà da Lugano dove trascorrerà un weekend in famiglia. Ritorno a Lugano. Al rientro in Italia l'aspetterà poi la festa nazionale dell'unità a Ravenna. Magari ci farà una cantatina con la chitarra, cantandoci «Oh mia bella Madunina che te...» Arrivederci a tutti.